Welcome to the first episode of The Art of Beauty. I'm Ilaria Campagna, I'm an interior designer, and I thought of this series to talk to you about interior design topics. If you are passionate and interested, don't forget to subscribe to my channel so you'll stay updated on upcoming videos. Today, I'll show you what a typical day for an interior designer is, because not all days are the same. For example, there are days in which I spend all my time alone in front of the computer designing, and usually these days in the studio are interspersed with video calls, meeting with the team. These are more organizational and planning days. Then there are those days completely outside the studio, which are instead made up of real meetings with clients, visits to construction sites, and meetings at companies and showrooms. Today is one of those, so now we will go to Venice, you'll come with me, and I'll introduce you to very particular and artisanal Venetian realities. So follow me and let's go to Venice. Taking you to Porta Italia, a truly unique all-Italian artisan company. There we'll find Enrico, the owner of the company, and you'll see what artistic and spectacular furnishings I'm going to show you. Buongiorno Enrico! Ah, Ilaria, ciao! Ciao, come stai? Tutto bene. Grazie. Allora, niente, io come ti ho anticipato, per un progetto qui a Venezia avevo visto alcuni vostri articoli che mi erano proprio piaciuti. Uno era proprio questo letto così particolare e lo vorrei abbinare a un paravento, quindi parliamo di una camera matrimoniale sì. E una master bedroom, quindi bella. Sì. Quindi il letto potrebbe essere di dimensioni più grandi di questo. Sai che noi facciamo tutto su misura, quindi non è un problema creare le misure desiderate. Diciamo la versione king size è quella generalmente che viene utilizzata, può essere ovviamente dotato di baldacchino oppure semplicemente con le colonne come questa versione così, i colori, i decori. Infatti alla cliente era piaciuto tantissimo il fatto che le decorazioni fossero così, proprio sono proprio dipinte da voi, giusto? Sì, assolutamente, sì, è tutto fatto a mano, è delicato, insomma, ho cercato di seguire. Sì, e si può personalizzare proprio anche un assolutamente, po'. Assolutamente, questa è la tecnica proprio tipica veneziana che viene utilizzata e ogni pezzo è singolo praticamente perché viene fatto direttamente, se non ci sono riproduzioni meccaniche oppure cartacee. Ecco. Sia questo che il paravento, poi dopo può essere sempre abbinato ovviamente, sia nello stesso colore oppure con colori abbinabili, insomma questo è una cosa che quindi in base alla palette appunto scelta, della camera possiamo accordarci quindi sia sulla base e anche un po' sulla personalizzazione proprio del dettaglio. Assolutamente, sul tipo di decoro. Ok. Bene, allora grazie mille e io vedrei direttamente qualche campione. Consiglio appunto di andare a vedere quel campione giusto per crearci un'idea. Sì, grazie. Qui c'è una piccola selezione ovviamente dei nostri lavori, ma tanto per dare un'idea ci sono innanzitutto le tre finiture, che c'è questa liscia che è classica veneziana, questa che noi chiamiamo wallpaper e questa che chiamiamo Pompei. Sono tre diciamo tipi di finiture. I vari campioni, i vari colori, uno può scegliere quello che vuole ovviamente, quindi puoi avere questo fondo su questo disegno, questo decoro su questo fondo e così. Okay. Insomma, quindi c'è tutta questa gamma di cose, qua c'è il disegno in rilievo e quindi avendo qua un'idea uno fa la selezione e vengono consegnati i campioni a te e quindi tu dopo li fai vedere. Okay. L'ultima cosa, e abbiamo fatto dei lavori anche su carta, proprio su carta vera, quindi per un eventuale
lavoro, e questo è la famosa wallpaper, quello che noi chiamiamo. Ma quindi è tutto proprio disegnato? Disegnato e fatto con a mano, il pennellino. Assolutamente. E ogni disegno è a sé, perché ovviamente è come un quadro. Sì, esatto, non può essere ripetuto, abbastanza simile, ma ovviamente non uguale. Okay. Questa è la nostra tecnica. Okay. Bene. Spero che ti sia utile tutto questo. Sì, assolutamente sì. Allora noi adesso magari sì, esatto, ti ricontatterò per avere i dettagli. Esatto. E grazie mille. Grazie tanto. Grazie. Grazie. Ciao. Now I'll take you to another completely artisanal reality. It's a family business that revolves around the sinuosity and malleability of glass. Let's find out together. Ciao Margherita! Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie a te. Bene, grazie. Allora, come Benvenuta. Ti avevo anticipato per mail, io ho visto le vostre creazioni sulle vostre pagine social e internet e ero assolutamente curiosa di vederle dal vivo e di inserire anche qualcosa nei miei progetti. Ok. Mi illustri il vostro mondo? Certo. Allora, ti racconto un po' la storia. Allora, questo è il negozio di nostro padre, che è il nostro negozio di famiglia, noi viviamo sopra. E mio padre lavora nel vetro da ormai 30 anni. La maggior parte degli oggetti che vedi, sono quelli più grandi, sono disegnati da lui. E invece gli oggetti più piccoli, i bicchieri e questa parete qui, è una collezione più nuova che disegniamo io e mia sorella. E esiste da tre anni più o meno, ovviamente vive bene nel negozio, lavoriamo nella stessa fornace a Murano, quindi con gli stessi colori, lo stesso maestro, quindi abbiamo deciso di creare una linea che vivesse con la linea di nostro padre, però dimensioni più ridotte, di modo che insomma da aggiungere qualcosa di diverso a quello che già nostro padre fa, che insomma già fa tanto. Quindi. E la particolarità della vostra collezione? Allora, in generale il vetro prodotto dai Micheluzzi è un vetro, noi cerchiamo sempre un po' di cambiare la percezione del vetro, cioè non l'unico pezzo di liscio vetro così che trovi in tutto il negozio è questo piccolo pezzo. Okay. Diciamo che normalmente i pezzi più classici di mio padre sono questi nello stesso lavoro questi qua e le coppe. Okay. E questo lavoro è la rifinitura finale che viene fatta durante la soffiatura, quindi un lavoro a caldo, è un fumo che si chiama iride, che dà questo effetto madreperla. Infatti. E quindi dà un effetto opaco, non opaco, diciamo, e quindi questa è una delle prime particolarità per cui si differenzia dal vetro più classico. E poi queste tre forme sono molto organiche e il motivo ovviamente il maestro aiuta a dare la forma, però è proprio il calore nel forno, quando il maestro tira fuori l'oggetto giusto prima che si scioglie, in inglese che collapse, no? Sì. Cioè, e quindi per questo le forme sono così organiche e naturali, perché okay. In qualche modo lo sono effettivamente. È proprio come il vetro fluido, vetro morbido. Sì. Beh, grazie mille, veramente un mondo. E ho già individuato due o tre articoli che secondo me potrebbero piacere alla cliente e magari adesso ci organizziamo per fissare certo, un incontro. Grazie mille. Qua. Grazie a te. Ciao, a presto. Now I'll take you with me on a short side tour. Here we are in an apartment near Rialto, which is under renovation. Often the starting state is what you see here, but the skillful work of the craftsmen will be able to completely transform this space, giving it new life, considering that the Venetian palaces have seen many lives and renovations precisely because the majority of them date back to the 13th or 1500 centuries. After that, I came back to the studio to check some projects, mails and video calls.
Today you spend the whole day with me here in Venice. You have seen what a typical day of an interior designer is, with all the meetings at the various artisans and retailers. And often these days end just like this, looking at all the beauty that surrounds us. Don't forget to follow the channel to find out where I'll take you in the next episodes.